pronto. Un attimo, cominciamo, mettete qua dietro. Vai. Qua? Sì. Allora, volevo dire al... Professor Borghi. Professor Borghi, perché, quando è stato fatto il cambio euro-lira, le medicine sono passate da 7.500 lire a 7 euro e mezzo. Perché il pane da 4.000 lire sono passate a 4 euro? Perché i parlamentari da 17 milioni sono passati 17.000 euro al mese? Perché le pensioni e le buste paga sono state dimezzate? Perché? Me lo dica perché. Una. La prossima domanda è... Quanta gente c'è? Grazie. Grazie. Allora, no, molto, molto velocemente, quel cambio fu, ovviamente chi andò a fare le trattative con quel cambio sapete com'era aggressivo, no? Era sempre lui il mortadella, no? Allora, il cambio corretto sarebbe stato 2005. Ogni tanto sento la gente che sbaglia, dice che il cambio corretto era 1000, il cambio corretto era 2005, ma in ogni caso non bisognava entrare. Però fatto sta che quel cambiamento lì, quella orrida mutazione venne fuori perché noi non abbiamo, siamo entrati dentro nella tonnara senza pensarci. Non abbiamo fatto i conti, non si pensava che ci sarebbero stati gli arrotondamenti e tutte quelle cose che poi arrotondamenti non furono, furono dei raddoppi. La Germania, che invece aveva pianificato tutto, cambiò con 2 marchi, 1 euro. Il risultato era che lo stipendio del tedesco gli sembrava dimezzato. Gente che riceveva 1000 marchi ricevette 500 euro, no, magari di stipendio. E questa gente psicologicamente pensava di ricevere la metà, spese di meno e questo gli aiutò a tenere bassa l'inflazione, a tenere bassi i prezzi, così facendo diventarono subito più competitivi rispetto a noi. Loro hanno pianificato militarmente tutto, mentre invece noi come dei polli ci siamo fatti i farfessi. Accendete, oh, grazie. Prossima domanda, sempre breve. Io volevo chiedere semplicemente che in Italia ci sono regioni col 60% di dipendenti pubblici. Come fa l'Italia, l'altro 40%, a mantenere il 60%, compreso lei che stava in finanza e quando andavate a fare le ispezioni non le facevate, diciamo, dalla testa? No, lei ha detto che era finanza. Allora, no, ma finanza, non guardia di finanza. Allora finanza... ho capito, ma... No, io volevo chiedere come... Venivano da me a farle le ispezioni. Ah, ecco, allora, come fa il 40% dei lavoratori privato... No, perché se non ci capiamo... Sì. A mantenere il 60% dei passacarta. Sì, glielo dico subito. È possibile soltanto con la nostra moneta. Perché, guardi, succede così, no? Se l'Italia, che erano due aree differenti economiche, no? Diciamo che il nord Italia e il Friuli erano la Germania e il sud era la Grecia o la Spagna, no? O qualcosa del genere. Allora cosa succede? Il nord da questa situazione aveva, come ho cercato di spiegare, un vantaggio, vale a dire la sua moneta, invece di essere forte come sarebbe stata per un paese, era più debole. Quindi il nord vendeva molto più facilmente i suoi prodotti. Il costo per questo vantaggio era trasferire e mantenere purtroppo della gente che al sud non aveva le condizioni adatte per lavorare, perché è ovvio che se a parità di stipendio, se uno doveva decidere se fare una fabbrica a Vercelli o farla ad Agrigento, la faceva a Vercelli, no? Per cui cosa succede? Era un equilibrio sghembo, vale a dire che fa giustamente risentire la gente, perché nessuno è contento di pagare per un altro, pur essendo un equilibrio sghembo era un equilibrio. In questo momento con l'euro noi non abbiamo più il vantaggio della moneta leggera che ci consente di fare, ma dobbiamo continuare a mantenere poi dopo ovviamente tutti quelli del sud che se prima non riuscivano a competere con la lira, figurarsi con l'euro, no? Per cui in questo momento noi abbiamo proprio cornuti e mazziati, cioè nel senso il bastone in testa e la carota
di dietro. Per cui è così, non è tollerabile. La risposta è: come è possibile? Non è possibile. Finché abbiamo l'euro non sarà più possibile, perché è una situazione intollerabile. La prossima. Buonasera. Allora, arriviamo alla sera del 26 di maggio, vince il fronte anti-euro. Volevo chiedere quali saranno le fasi tecniche per uscire dall'euro e in pratica tornare, diciamo, a una moneta nazionale. Grazie. Allora, se vincesse veramente il fronte anti-euro all'Europa, nelle elezioni europee, il mio sogno veramente, ragazzi, ogni voto conta, perché sarebbe la cosa più facile. Si potrebbe fare una cosa bellissima, vale a dire smontare l'area euro in modo ordinato. Immaginate che l'area euro sia una pila di monete. Per smontarla, la maniera più facile è togliere prima quelle che stanno in alto, no? Una a una. Allora, se noi potessimo andare d'accordo con gli altri europei, perché tutte le forze europee vincono, allora si potrebbe far uscire man mano gli stati più forti, magari in maniera spintanea, no? Gli stati più forti, e poi dopo ognuno riprende la sua moneta in modo ordinato. Se viceversa così non dovesse essere possibile, a quel punto dobbiamo essere pronti noi a recuperare in modo unilaterale la nostra sovranità, e l'unica maniera, dato che siamo una delle monete che stanno più sotto, è il colpo secco, tac, di notte col decreto, il giorno dopo abbiamo la nostra moneta e siamo liberi. Buonasera, buonasera. Volevo chiedere cosa ne pensa lei di questi nuovi strumenti non convenzionali citati da Draghi in questi ultimi giorni, ad esempio il quantitative easing, sì, europeo. Strumenti per tirare avanti. Sono degli strumenti per tirare avanti, e ovviamente la Banca Centrale Europea, più si tira avanti con questa situazione, più il loro stipendio, la loro poltrona, il loro potere è perpetuato. Quindi la Banca Centrale Europea fa il suo interesse, non certo il nostro. Questi strumenti servono per tirare avanti, non risolveranno nulla di competitività nostra. Volevo chiedere, siccome io vivo con la gente e ho anch'io un mutuo, penso che il 90% di questa gente ha un mutuo, la paura della gente è che se perdiamo l'euro, che è una moneta forte, il mutuo ci costa il doppio. E concludo con una battuta: l'euro è una moneta buia, buia oggi si è accesa. Occhio. Allora, ringrazio molto per la domanda. Chi in televisione, ed è una categoria di persone frequenti, vi dice che uscendo dall'euro il mutuo raddoppia, è un terrorista. Quindi voi gli mettete questa bella etichetta sulla fronte, voi sapete che questo signore è un terrorista. Allora, il mutuo, una volta che si ritorna con l'euro, per chi ha il mutuo rischia di essere un buon affare, perché voi avete preso euro e dovrete restituire fiorini. Se il fiorino è una moneta che vale un pochetto, fiorini, ducati, monete di buia, qualsiasi cosa, sarà più un problema per la banca, ma anche la banca però dall'altra parte ha a sua volta delle obbligazioni che restituirà a sua volta in moneta, nuova moneta locale. Il tasso del mutuo o è fisso o è indicizzato all'Euribor. L'Euribor è una media delle banche, sparisce l'euro, non c'è problema, quel tasso si ricalcola esattamente uguale con un altro nome, non possono cambiarvelo. Il mutuo è un contratto di debito, il contratto di debito è unilaterale, mentre il conto corrente ve lo cambiano di notte senza problemi, i conti, le caratteristiche, i tassi e così via. Il mutuo non ve lo possono cambiare, non esiste nessuno di voi a cui è stato cambiato di notte il mutuo. Ma cosa credete, che se le banche avessero potuto cambiarvi il mutuo sotto il naso non l'avrebbero già fatto 500 volte? Ma figurarsi, l'avrebbero fatto portare i primigeniti piuttosto. Non possono cambiarvelo per legge, quindi nel momento stesso in cui noi usciamo dall'euro il mutuo rimane lì. Ma poniamoci un'altra domanda: ma se anche la rata rimane quella, ma quanto sale per chi perde il lavoro? Se io sono disoccupato, quella rata del mutuo lì, ma quanto mi vale? Se mi chiedono di dimezzare lo stipendio perché sennò altrimenti vado a portare la fabbrica in Polonia, il mio mutuo raddoppia. Molto banalmente. Quindi fa parte di tutte quelle balle clamorose che vi dicono che succederanno quando stanno adesso succedendo. Prego.
Ciao Claudio, mi permetto di darti del tu perché ti seguo da sempre. E volevo chiederti, anche se per caso, io spero di no, però per caso non vincessi il Basta Euro, siccome a partire dal prossimo anno ci saranno dei tagli a livello pubblico previsti dal professor Bagnai che si aggirano intorno ai 38 miliardi di euro, e visto che io sono un disabile dipendente pubblico, il cui mio padrone, cioè il mio datore di lavoro, mirino qui sulla fronte, cioè proprio tu sei il loro bersaglio, sì, proprio perfetto. Allora io chiedo, dovrà succedere qualcosa entro il prossimo anno, perché così non si potrà andare avanti. Allora prevedi, cioè sei d'accordo con le mie previsioni? Sì, guarda, ti ringrazio, già il fatto di avere uno che mi segue da tempo mi riempie di gioia, per un economista o quantomeno, ma figurarsi, comunque mi fa molto piacere. Sì, tu sei una categoria a rischio, mi spiace, sono sincero, te lo dico, cioè perché il pensionato, il disabile o cose di questo tipo è esattamente il tipo di categorie che finiranno male, perché vengono considerati una spesa che distrae alla sottrazione del denaro di cui si diceva prima, no? Per cui cosa succede? Se non vinciamo, bisogna continuare a preparare le armi, perché tanto una cosa lo sappiamo, che dall'euro si esce. L'euro non, togliamoci dalla testa che venga mantenuto, si aggrapperanno con le unghie e coi denti, ma così come quella montagna là doveva venire giù, l'euro finisce, non c'è possibilità che non finisca, l'unica cosa che possiamo fare è spostarci o quantomeno evitare che di prenderci in faccia poi dopo tutto il disastro. Quindi noi l'unica cosa che faremo se non vinciamo è continuare ad informare, e così quando poi dopo succederà l'inevitabile saremo un pochettino più pronti e ci faremo meno male. Professore, se si esce dall'euro, che ce lo auspichiamo, loro sono però bravissimi guardiani anche delle altre monete e in giro per il pianeta, direi. E come sappiamo, gli stipendi dei dirigenti della Banca Italia e le relative rendite sono praticamente segreti, no? L'indipendenza della banca italiana, della Banca d'Italia nuova e non questa che abbiamo adesso, è uno degli obiettivi del no euro. Grazie. No, che indipendenza? Oh, la Banca d'Italia la gestiamo noi, no? Indipendenza per poi dopo trovarcelo che fa gli interessi della Merkel, ma stiamo scherzando. Tutta questa balla dell'indipendenza, no? Chissà come mai, l'indipendenza non è mai vostra. Cioè, anzi, se uno di voi prova a parlare di indipendenza con la ruspa vi mettono in galera. L'indipendenza per voi è una cosa orribile, è un crimine, ma per loro l'indipendenza è sacra. Ma vi sembra strano? No, la Banca d'Italia col cavolo che deve essere indipendente, la Banca d'Italia deve fare l'interesse dei cittadini. Quindi quello che è stato fatto in passato, che poi dopo ha dato origine al debito pubblico italiano, perché attenzione, voi pensate che il debito pubblico italiano si sia formato soprattutto per le famose spese improduttive? No, il debito pubblico italiano si è impennato a partire dal 1981, andate a guardare i dati, sono lì, non è che mi invento niente, dagli interessi sul debito. Perché? Perché avevano fatto il cosiddetto divorzio, avevano staccato la Banca d'Italia dallo Stato, la Banca d'Italia non era più obbligata a prendere i titoli, quindi gli interessi sono andati su tantissimo. Vi ricordate i famosi bond, i BTP al 12%, no? E così di questo tipo. Ecco, ce la siamo creata lì, no? Poi dopo buona parte del debito pubblico. Basta, quella è un'altra delle cazzate fatte in passato, si cambia, si sistema. Una cosa è indipendente perché non ci deve essere il Presidente del Consiglio di turno che va lì subito a dirgli tu fai così, tu fai cos'ha. Una cosa è autoreferenziale. Autoreferenziale non va bene, cioè le caste e cose, i sommi sacerdoti c'erano in Egitto, ma no, non qua. Oltre alla battaglia sull'euro, una delle ipotesi che circolano in certi ambienti finanziari è per esempio la non obbligatorietà a pagare, non dico tutto il debito, ma almeno una parte del debito pubblico, che è già successo. È possibile? Grazie.
Queste sono delle cose fantastiche, no? Vi dicono il debito pubblico cattivo, ma signori, ma il debito pubblico ha a fronte un credito, non è che noi stiamo produciamo solo debito, non è che c'è una fabbrica che fa venire fuori il debito così, no? Oggi abbiamo creato un po' di debito pubblico. Se abbiamo creato del debito pubblico, di fronte c'è un signore che ha un BTP nel quale ha investito i suoi risparmi. Quindi i vostri risparmi, in maniera diretta o indiretta, perché voi potete avere magari un certificato di deposito, un deposito in banca, un deposito in posta, a fronte hanno anche loro dei titoli del debito pubblico. Quindi a fronte di un debito c'è un credito. Il debito pubblico italiano è la ricchezza degli italiani. Chi, come per esempio un nome a caso, Grillo, dice non bisogna pagare il debito, vi sta dicendo che devono sparire i vostri risparmi. È un matto, matto. Il debito pubblico non è mai stato un problema. Il Giappone ha il 250% di debito pubblico, i tassi sono a zero, non gliene frega niente, possono spendere quanto vogliono e così via. Quindi no, l'idea di dire non pago il debito significa mi sto sparando nel piede. Grazie professore per la sua disponibilità. Io volevo chiederle, ma è possibile una riforma più democratica dell'euro, o uscire dall'euro è l'unica soluzione possibile per un'Europa più democratica? Grazie. Ma guardi, sarà democraticissima. Scusa, sarà democraticissima l'uscita. Sarà democraticissima l'uscita dall'euro, eh? Non è che può essere fatta dalla minoranza. Cioè, se Salvini potesse uscire in maniera anti... Non è che mi dai un altro, no. Se Salvini potesse in maniera antidemocratica uscire dall'euro, lo farebbe adesso, ma purtroppo non ha il potere di farlo. Per cui le banche ci sabotano. Per cui quando si uscirà dall'euro lo farà o sperabilmente subito a partire da maggio una maggioranza democraticamente eletta di parlamentari europei di tutta Europa, e quindi speriamo, noi stiamo partendo con lo svantaggio, i francesi hanno già capito come gira l'aria, perché guarda caso è sempre lì, no? L'italiano ci arriva un po' più tardi, no? Ma il francese, non per niente la rivoluzione di solito non era la rivoluzione italiana, era la rivoluzione francese, ecco, perché il francese si incazza un po' di più. Quindi il fatto che loro abbiano già capito più o meno com'è la situazione, che ci sia una forza dichiaratamente anti-euro, che è il primo partito, mi fa ben sperare. Quindi se tutti già subito, no, arriveremo a avere la maggioranza di forze anti-euro, più democratico di così, democratico dal punto di vista europeo lo sarà. La prossima volta, scusate, se invece poi dopo dovessimo aspettare, ci dovesse essere un'elezione italiana a breve, sperabilmente, perché sennò altrimenti non ce la facciamo, a quel punto sarà a noi spiegare, e poi dopo bisognerà vedere se vogliamo morire fessi oppure vivere intelligenti. Ultima domanda. Ultima domanda, professore, grazie. Allora, la domanda è questa. Allora, gira in circolo che noi dobbiamo assolutamente licenziare i dipendenti pubblici, altrimenti noi non ci salviamo. E in questo fanno l'esempio dell'Inghilterra. Le faccio l'assist, prego. Allora, scusate, questo è analogo all'oro, no? Cioè tu vendi l'oro e ti salvi, cioè tu hai un problema che i tuoi prodotti non vengono venduti e licenzi il dipendente pubblico. Ora, certi dipendenti pubblici stanno antipatici anche a me, per carità, ma non è che se io domani non solo lo licenzio, non è che se io domani sparo a 100.000 dipendenti pubblici io venderò più prodotti, avrò 100.000 clienti in meno sul breve, ecco, mettiamola così, no? No, ma purtroppo non c'entra nulla. L'Inghilterra può aver tagliato sì qualche dipendente pubblico, ma insieme con un aumento forte della spesa. Se noi andiamo a vedere la spesa inglese e il debito inglese e così via, sono saliti perché hanno fatto una cosa molto normale: quando il campo è secco, per evitare che la pianta muoia, va bagnato. Poi dopo, quando la pianta sta cominciando a crescere, raccogli i frutti, stai indietro, tiri indietro, tagli le spese, licenzi i dipendenti pubblici e così via. Se adesso io prendo e licenzio un dipendente pubblico, sta per strada, chi lo assume? Loro invece hanno fatto ripartire l'economia, e quindi il dipendente pubblico ha potuto andare a lavorare da qualche altra parte al privato. Ma no, noi siamo in una crisi di domanda, bisogna riuscire a creare domanda, a creare lavoro. Ce n'è ancora una inaspettata, un'altra domanda inaspettata, l'ultima veramente. Buonasera e grazie dell'opportunità di ricevere domande. Secondo lei la visita della regina d'Inghilterra
fa il bis del Britannia al largo di Napoli del 1992? Allora, voi sapete che un ladro fa di tutto per entrarvi in casa rischiando una pistolettata, no? Per portarvi via un televisore. Ma cosa credete che sia l'interesse di chi invece potrebbe portarvi via, per esempio, una delle più grandi aziende petrolifere del mondo che è nostra? Gli interessi per toglierci quanto di bello abbiamo sono tantissimi. E signori, cominciate a familiarizzarvi con una sigla che si chiama ERF. Quando voi sentirete nominare questa parola che si chiama ERF, che ve lo passeranno come una gran figata per migliorare, per risolvere il problema, vi si devono drizzare anche i peli della schiena, perché in realtà stanno semplicemente meditando di prendere tutto quello che è di valore in Italia e di metterlo in un fondo dove potrà essere aggredito dai creditori esteri. Quindi, quando vi dicono bisogna fare l'ERF così diminuirà il nostro debito, metteremo in comune il nostro debito, vi stanno dicendo che stanno preparandovi l'assalto finale dove ciuleranno tutto. Quindi gli interessi che ci sono in giro per il mondo sono stratosferici, non dobbiamo stupirci, tutti guardano quello che vogliamo e si capisce perché c'è della gente che in maniera così ostinata, così pervicace, ormai disperata, mente costantemente in televisione, sui giornali e così via, pur di tenervi sotto scacco. Molto semplice. Vi ringrazio tantissimo. Grazie mille. Allora, gli argomenti ci sono, i libricini sono quasi eruditi. Vi do solo questo dato: in queste due ore di diretta streaming e di diretta radio abbiamo raggiunto voi qua, che era la cosa più importante, perché sarete da stasera i moltiplicatori. Però in sole queste due ore sul sito bastaeuro.org in tutta Italia hanno scaricato altri 1100 libricini stimolati dal dibattito di oggi pomeriggio. Quindi vuol dire che le menti non le ferma più nessuno. Grazie, perché abbiamo fatto ancora una piccola grande cosa con questo pomeriggio. In bocca al lupo, che ne abbiamo bisogno. Allora, intanto l'ultimo applauso per Claudio Borghi e Matteo Salvini, vi ringraziamo di essere venuti. Adesso qua fuori c'è un aperitivo, dopodiché soltanto chi ha prenotato la cena